pomeriggio e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Partiamo quest'oggi dal giorno della memoria, una data molto sentita e celebrata anche a Bari nonostante la pandemia. Vediamo. 27 gennaio 1945, le truppe dell'Armata Rossa liberano il campo di concentramento di Auschwitz. È così che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide di istituire per questa data la giornata internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto, una memoria che non può essere cancellata neanche dalla pandemia. In questo 2021, il treno della memoria, il progetto nazionale che in 16 edizioni ha coinvolto oltre 50.000 persone, passando anche per la Puglia, si ripropone in versione online. Il tesoro più grande che sta dentro la memoria è proprio la sua capacità di farci prendere le distanze dall'indifferenza, quell'indifferenza che rende le persone mezzi e non fini del proprio agire, scrive la presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone, ospite della mattinata. E del resto lei stessa ricorda di aver partecipato all'iniziativa visitando il campo di sterminio di Auschwitz. Visitare questo campo significa diventare testimoni diretti della pagina più oscura scritta dall'umanità nel secolo scorso, ricordano gli organizzatori dell'iniziativa. E mentre il prefetto di Bari Antonia Bellomo ha ricordato gli internati militari italiani durante la cerimonia di premiazione della sesta edizione del Premio Nazionale Giovanni Grillo, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha ricordato con l'ANPI Filippo D'Agostino, sindacalista, consigliere comunale, antifascista e vittima della deportazione. Abbiamo a tante persone come lui, che hanno perso la vita per difendere quei valori, quegli ideali, i diritti di ciascuno. E cambiamo completamente argomento. È la pentastellata Rosa Barone, il nuovo assessore al welfare della Regione Puglia. Una nomina però con riserva, noi l'abbiamo intervistata. Purtroppo per le vicende romane, insomma, abbastanza note, abbiamo deciso, o meglio, il capo politico Crimi ha deciso di in qualche modo permettere la nostra entrata in giunta e a breve, insomma, appena termineranno le crisi di governo, comunque in qualche modo si tornerà alla stabilità, noi speriamo fortemente col presidente Conte, potremo votare e gli iscritti, insomma, pugliesi potranno in qualche modo decidere se questo percorso deve andare avanti o meno. Assessore, lei ha giustamente citato la crisi di governo, allora la domanda è quanto ovviamente la sua nomina è legata anche al futuro di questo governo. Dovesse saltare l'alleanza PD Movimento 5 Stelle, che succederà? Ah, questo io non so. Ovviamente spero fortemente che rimanga il nostro presidente Conte e che il governo possa andare avanti, ma non per, insomma, esigenze personali, quanto ritengo che sia l'unica via e l'unica possibilità in qualche modo di portare avanti il governo e di poter agire e lavorare per bene. Però ritengo che il presidente Emiliano, quanto noi, stiamo lavorando sui temi, quindi non credo che verrebbe meno poi questo tipo di lavoro. Un'ultima domanda, assessore, immagino che lei comunque nei mesi passati abbia avuto modo già di informarsi e di capire quali sono le criticità del welfare cui mettere mano immediatamente, quali saranno le sue prime mosse? Beh, sicuramente è un assessorato che per tanto tempo è rimasto quasi scoperto, quasi privo di una guida politica, quindi è abbastanza in difficoltà anche per gli uffici che non sono, insomma, in questo momento molto leati. E poi quello che è, insomma, un po' il mio pallino e quella che è la mia volontà, ultimamente ci avevo pensato, era quello di incontrare tutti gli assessori ai servizi sociali della Puglia, magari per provincia, magari online, perché insomma il periodo è questo, ma in qualche modo sentire, ascoltare le loro esigenze, quelle che sono le priorità, quelle che sono le difficoltà e quelle che sono le mancanze. E diversi birrifici pugliesi hanno lanciato una lettera aperta per denunciare le condizioni del comparto, uno di quelli messi davvero in ginocchio dalla pandemia. E allora ci colleghiamo dal birrificio Bari con il nostro Roberto Maggi. Roberto. Sì, grazie Serena. Siamo come detto al birrificio Bari, con me Mimmo Loiacono. Una situazione particolare, sappiamo, per l'economia in generale, singolare quella dei birrifici che hanno scritto una lettera unendosi non soltanto i birrifici del sud Italia, adesso si stanno unendo anche birrifici di tutto quanto il paese, per una situazione molto singolare, non soltanto per la mancanza di ristori che, lo diciamo, per questa categoria non è proprio arrivata. Assolutamente, siamo stati esclusi da qualsiasi formula di agevolazione, che la cosa è ancora più grave nel momento in cui si considera che il mercato di riferimento dei birrifici artigianali sono quegli stessi locali che fanno parte del gruppo Oreca, quindi pub, pizzerie, ristoranti, che anche se in misura minima rispetto alle varie persone,
Comunque hanno ottenuto dei ristori, i birrifici non hanno avuto nessun tipo di aiuto. E per questo ci siamo fatti promotori partendo dalla Puglia, poi abbiamo avuto anche l'adesione di birrifici della Basilicata, della Campania, della Calabria e della Sicilia, di un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti della nostra categoria, e devo dire che questa attività partita dal sud sta avendo anche riscontri da parte di birrifici del centro nord, quindi stiamo ampliando. Aggiungiamo oltre al danno alla beffa, perché potete vedere qui come in tante altre attività ci sono le sedie appoggiate sui tavoli, perché qui non si lavora ovviamente, ma un'altra questione è quella delle accise sulla birra, perché molti di voi non sapranno che ci sono delle accise sulla birra che vengono misurate con degli strumenti che sarete obbligati ad installare, anzi siete già obbligati ad installare con delle norme che entrano in vigore proprio con quest'anno. Sì, la normativa prevedeva che ogni birrificio si dotasse di un misuratore contalitri. La cosa particolare è che noi paghiamo le accise sulla birra non sul venduto ma sul prodotto, quindi indipendentemente dal fatto che quel prodotto poi venga venduto o meno, noi scontiamo una tassa. A fronte di questo riconoscimento fiscale abbiamo chiesto perlomeno una proroga, perché in questo clima di profonda crisi ci viene chiesto di installare un'apparecchiatura fiscale il cui costo oscilla dai 4.000 ai 5.000 euro, e quindi abbiamo chiesto perlomeno una proroga alla fine del 2021. Molto brevemente, da titolare di un'attività, la preoccupa la situazione politica del governo? Cioè rischia di appesantire ulteriormente la vostra situazione? Beh, sicuramente penso che potrà generare dei ritardi rispetto alle istanze che abbiamo presentato, che alcune forze politiche a livello nazionale si sono fatte garanti di interpretarle anche in emendamenti. Però dobbiamo essere ottimisti e dobbiamo cominciare a cercare di vedere la luce in fondo al tunnel. Ringrazio Mimmo Lo Iacono, dal birrificio Bari è tutto, linea allo studio. Grazie a Roberto Maggi e grazie ovviamente a Mimmo Lo Iacono. Noi andiamo avanti, però cambiamo completamente argomento, ci occupiamo di scuola. L'Associazione Nazionale dei Presidi di Puglia domani in conferenza stampa illustrerà ancora una volta i motivi di contrarietà in alcuni punti dell'ordinanza regionale e illustrerà quali le forme di mobilitazione. Noi ve ne anticipiamo qualcuna in questo servizio. In Puglia questo rientro è condizionato a una scelta che fa sì che poi la frequenza sia variabilissima, con gravi problemi organizzativi da parte delle scuole. Tornano su quella che considerano la principale criticità dell'ordinanza regionale sulla scuola i presidi pugliesi, che condannano ancora una volta la possibilità lasciata ai genitori degli studenti di poter decidere tra didattica in presenza o a distanza. Gli effetti si riverberano sull'organizzazione scolastica, taglia corto Roberto Romito, a capo dell'associazione pugliese che li riunisce e che anticipa i contenuti della conferenza stampa convocata per domani mattina insieme ai sindacati. E proprio domani sarà chiesto ai dirigenti dei vari istituti, come forma di mobilitazione in vista del rientro il prossimo lunedì nelle scuole del 50% degli studenti pugliesi, la firma di un documento in cui si sancisca ancora una volta l'importanza dell'autonomia scolastica. Ci stiamo orientando, e la conferenza stampa di domani servirà a questo, proporre ai consigli d'istituto di approvare un documento in cui in maniera ragionata si espongono le critiche che in parte ho esposto io adesso, e rileva il valore dell'autonomia delle scuole e si chiede il ritorno alla loro capacità decisionale, che è stata un po' confiscata da queste ordinanze regionali. E per tutti gli aggiornamenti dal nostro sito telebari.it ci colleghiamo con Tiziano Tridente. Ciao Tiziano. Ciao Serena, buon pomeriggio. Oggi raccontiamo di una bella novità che arriva dalla sede centrale degli uffici demografici del comune in Largo Fracacreta, dove è pronta una family room, una stanza creata per garantire alle famiglie un luogo di attesa a misura dei più piccoli, nonché un ambiente accogliente dedicato all'allattamento e al cambio del pannolino. La family room, allestita al primo piano dell'edificio, è composta da poltroncine per adulti, sedute imbottite per bambini, mobili fasciatoio, pannelli manipolativi per attività sensoriali, un tavolo con sedie per i più piccoli e
c'era anche una cucina giocattolo. Sarà disponibile per il pubblico negli orari di apertura della sede, quindi da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17. Un'iniziativa del Comune che ha suscitato anche l'interesse di UNICEF Italia, che ha scelto di avviare l'iter per il riconoscimento della Family Room come Baby Pit Stop UNICEF, iter conclusosi positivamente qualche giorno fa. A te. Grazie Tiziano Tridente, noi siamo alla nostra rubrica dall'area metropolitana. E celebrazioni della giornata della memoria anche ad Alberobello, location scelta la Casa Rossa. Vediamo. Un presidio della memoria alla Casa Rossa di Alberobello, così chiamata per il colore dei muri, che nel 1940 fu requisita dal Ministero dell'Interno per impiantarvi il più longevo campo di concentramento di polizia italiano, ad essere internati in catene sudditi inglesi, tra cui indiani, irlandesi e maltesi, poi ebrei, tedeschi, polacchi, ex cecoslovacchi e apolidi, italiani politicamente pericolosi, ebrei italiani renitenti alla precettazione civile a scopo di lavoro, e altri ebrei divenuti antifascisti, tra cui numerosi pittori e musicisti che lasciarono ad Alberobello chine, tempere, disegni, spartiti musicali e molti architetti, ingegneri e medici che prestarono la propria opera professionale solo in cambio di cibo per combattere la fame o di indumenti per sopportare il freddo. Anche quest'anno, senza partecipazione di pubblico e delle scolaresche per le restrizioni anti-Covid, la consueta celebrazione nella giornata della memoria alla presenza del sindaco di Alberobello, Michele Longo. La Casa Rossa di Alberobello, questa chiesa, testimoniano la forza dell'uomo, la forza degli alberobellesi. Dobbiamo essere onorati di essere figli di persone che hanno rischiato loro la propria vita in un momento di totalitarismo, di dittatura, per salvare delle vite umane. E ci spostiamo ad Alberobello, l'oggetto del prossimo servizio è l'abbandono dei rifiuti. Sono molti i casi in cui i cittadini altamurani abbandonano i propri rifiuti in varie zone della città, soprattutto nelle periferie e nelle contrade, dove il fenomeno ormai non conosce sosta. Dopo vari controlli effettuati nell'anno precedente dalla polizia locale, grazie al pattugliamento e alle fototrappole, sono state individuate e denunciate ben 200 persone. Il fenomeno è stato sempre lo stesso: individui che scendono dalle proprie auto e lasciano sacchi o immondizia sui scigli stradali o nei pressi dei contenitori delle case sparse. Inoltre le fototrappole hanno immortalato anche qualche cittadino che dava fiamme ai rifiuti. A sostenere il divieto di inquinare in questo modo, l'amministrazione comunale ha voluto attuare una campagna di sensibilizzazione per ricordare ai propri cittadini che è possibile il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti e di altre tipologie di rifiuti, fornito sempre gratuitamente. E noi siamo in chiusura e come di consueto vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it e radiobari.net. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e a più tardi con l'informazione di Telebari. Video è offerto da Oropan. Buona giornata da Nico Schiodetto. Prevediamo una giornata di giovedì abbastanza tranquilla su gran parte d'Italia, una pausa anticiclonica, anche se l'alta pressione mantiene sempre i suoi massimi sulla penisola iberica e quindi sull'Italia verrà un po' disturbata da infiltrazioni di aria umida da ovest. Nel dettaglio possiamo osservare difatti come vi sarà una certa nuvolosità irregolare in aumento tra Levante Ligure, Toscana, in giornata anche Umbria, Lazio e Campania, qui nella seconda parte del giorno qualche sporadica precipitazione, piovigine, non è del tutto da escludersi, soprattutto sull'alta Toscana per i venti in rotazione di libeccio da ovest, sud-ovest. Altrove una giornata abbastanza buona con ampie aperture del cielo anche al nord, segnaliamo quelle precipitazioni che sono riferite ai settori più settentrionali dell'area alpina, Valle d'Aosta, per l'addossamento di un fronte nuvoloso. Tutti i dettagli e gli approfondimenti, come sempre, scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da Oropan.